Siamo ragazzi? Hello, hello? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ok, speriamo. Spero che mi si senti, siamo? Sì. Ok, speriamo. Allora ragazzi, intanto vi do il benvenuto, sono Matty Mars e siamo su Dark Souls 3 oggi. E naturalmente adesso lo porterò con un po' meno frequenza questo gioco perché comunque l'abbiamo già finito. E lo sto rifacendo per la seconda volta. Abbiamo lo stregone, che è il primo personaggio che io ho preso su questo gioco, quindi poi faremo, forse lo prenderemo anche oggi, anche un combattente, perché mi sono, diciamo, perso tutta la questione armi e armature, perché chiaramente con lo stregone non si può. E lui è livello 141, che sembra tanta roba, ma in realtà non è che, cioè, muore con nulla ancora. Abbiamo vitalità 35, armonizzazione 32, vitalità, se andasse al 40 sarebbe meglio, tempra 20, vigore 10, forza 15, destrezza 17, intelligenza 75, penso sia buono, fede 15, fortuna 16. Io vorrei alzare la fortuna, vorrei alzare la vitalità e poi vorrei andare a intelligenza 100, sarebbe una buona cosa. Comunque ancora oggi ha dei grossi problemi, poi magari sono io che non sono bravissimo a giocarlo, che abbiamo già, c'era il gigante, l'abbiamo già ammazzato, quella lucetta là non so da dove si arriva per prendere quello là. C'è due entrate, però non lo so, vedremo. Cioè il problema suo che lui anche per questi, ma porca, poi mi sono un rinco e muoio per queste, pensavo salisse, non è salito. Cioè stregone livello 140, poi se ci la fa un grillino casca a terra e muore. Ma stavi a casa era meglio, secondo me. Vabbè, quindi avete visto il mio livello di gameplay subito. Volevo fare un po' il figo, ma non posso fare il figo perché mi sbuciarderei subito, quindi. Bene. Diciamo che è andata bene. Io vorrei. La torna su, che tanto direi qualcos'altro risuccede. Allora abbiamo la lancia dell'anima cristallizzata come magia, abbiamo l'invisibilità, abbiamo, e peraltro sono sempre quelle, flusso d'anime che è molto molto figo, e l'anime cristallizzate a ricerca, quindi sono quelle credo sue finali, non credo abbia altro di, diciamo, di importante come magia. Io però qui è inutile che mi sto a combattere, tanto non mi serve. Comunque avete visto, e c'era anche le anime da raccogliere, per se avete visto c'era il cosino verde, è perché la stessa cascata di sotto ugualmente, cioè mi sono indietreggiato sul ponte per i topi, indietreggiando si è spostato leggermente di lato perché non ero dritto al ponte e casco di sotto, quindi no, cioè recidivo proprio. Ecco, lei dovrebbe sapere, è entrata qua. Da dove si pia? È qua. Però lui il gradino non lo fa. Apri! Muoio per aprire. Oh! Minchia, mi ero scordato di questi. E poi abbiamo anche il pugno. Questo qui è il pugno dell'oscurità. Oio, chi è? Figlio lei. Tacci sua. No. Abbiamo anche il pugno. La mano oscura, sì, il pugno dell'oscurità, che faccio 88 più 29 e di oscurità faccio 150 più 81, quindi come arma in sé diciamo non è molto
Ma perché non lo fai un... Allora, io se qua c'è questa scalina qua, vuol dire che qui ci posso solamente uscire e non entrare. Qua scende giù. O c'è qualcosa di finto qua, ma non credo, no. Porca. Perché non riesce a fare un cacchio di gradino? L'unica è sta porta qua, ma non si apre. Vedi? Ce n'è un altro? Vieni, vieni. Vabbè. Lasceremo i posteri. Ma la famo più lunga di qua però. Vabbè. Ho capito, le anime me le lascia di là, ma tutto l'incontro che devo fare. Dov'è l'entrata qua? Le scalette? Non so. Scusi, no? Ah, non si vedeva. Simo, ciao. Sì, vado a giro con la mano oscura. Perché è una brutta cosa. Anche perché di armi comunque non ne posso mettere, quindi non. Se c'è qualcosa di migliore, magari. Anche perché crepa con una certa facilità, non ancora. Nonostante sia a livello 140. Però pure i topi mi danno difficoltà, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non. C'è qualcosa che. Vai a. Vada sto capra di merda. Sì, esitela. C'è difficoltà con i topi. A parte che su questo gioco un po' tutti gli animali, eh. Allora qua ci sono due topi giganti. Qua ci sono le rane, se non mi sbaglio. Se non ricordo male. C'era pure il bauletto che uno dei due si animava. Ma noi ci abbiamo il trucco. Cazzo, sbagliato, volevo fare quell'altro. Ok, è morto. Non volevo far pugno. Anello di oscurità, e questo mi sembra non si animava. No. Ok. Chiave della cella. Già è vero le rane. E te pare sempre nel momento giusto, eh? Senza fiato. Ok. Bello il torrente di anime, magari ci potenziamo un po'. Quanta forza e quanta destrezza hai? C'ho 17 di destrezza e 15 di forza.
C'ho poco, in realtà. Allora, stettante a destra, sì, ormai è finita. Qui ci sono due topi giganti. Noi andiamo così. Aio, porca boia quanto grande vado. Proprio di carta comunque, eh. Escrementi. Per tornare all'altare ti serve un'arma migliore. Se mi dai qualche indicazione sull'arma, magari anche. Ora io purtroppo per fare un livello devo fare 100 e rotte anime. Quindi è diventato un pochino difficilotto perché. Non è che c'ho. Diciamo che mi devono andare bene tante cose per avere 100 anime senza crepare. Però non sarebbe malvagio. Qui c'era un falò da queste parti. Fammi un po' vedere. L'arma perfetta, grandissimo. Ah, vediamo qua se c'è un falò. No. C'era la porta. Va bene, intanto tagliamo di qui dopo. Almeno tagliamo, non dobbiamo rifare tutto. Sempre per un pelo, eh. Adesso. Anche le chiappe io ho visto. Allora, presa di CL ancora no, Simo. Anche perché mi sono preso Football Manager proprio testé 3 giorni fa, 4 giorni fa e FIFA pure. Allora, io per fare un livello nuovo mi ci vuole sui 100 100 133.000. Una roba assurda. Vediamo se lui mi sgancia. O sono ancora troppo indietro, mi sgancia qualcosa. Fret not, Perché l'arma che dici te, Simo, è
è del DCL. Lo spadone del giudizio, uno dei pochi spadoni di intelligenza. Vediamo se lui mi dà qualcosa però. Vedi, lui mi dice parla, però. Forse non ho messo qualcosa. Allora, io quello là l'ho messo. Questo mi sembra si metta all'ultimo, quindi io non ce l'ho adesso. Ah, devo fare prima il Gran Bosco. No, allora andiamo a fare il Gran Bosco, ragazzi. Allora, il Gran Bosco. No, dov'è il Gran Bosco? Gran Bosco di qua. Ponte pericolante. Ho fatto tutto a pugni il Gran Bosco perché con le magie, se non mi ricordo male, non mirava bene. Ragazzi, ho scordato lì il microfono. La nebbia. Ma come sapete, da me questo gioco è particolare perché c'è un po' di ritardo di caricamento, quindi ne approfitto pure. Mentre il gioco ci pensa, no, ci ha già pensato. Messo. Aia. Messo. Non c'è quello che lancia le lance? Fatto in testa? Eccolo. Oh, che bello. Con calma, mi raccomando. Oh, che bellezza! Come hai fiori? Ah, vedi, piano piano carica i fiorellini. Con grande calma. Ma non c'era niente. All'albero dovrebbe essere semplice. Poi si andrà anche per il PvP, ecco, anche il PvP è una cosa che vorrei fare, però anche lì mi devo imparare perché mi bastonano. Che c'è un'entrata, come si è diventata nascosta questa? No, peccato. Mazza. 27.000 puntate gli devo dare. Schiaccia. Guarda che sto rompiballe. Allora. Ma basta, mi è andata. Aio, oio, oio. Se fosse lo qui, no, ci
Facciamo andare al PvP che le piglio anche dall'albero, che è il boss più scarso del mondo. E che col pugnetto. Allora, io di anelli c'ho. Anello del drago, poi c'ho l'anello del serpente più uno, poi c'ho anello del sapiente, che aumenta l'intelligenza, e anello. Sì, potrei anche levarlo. E si potrebbe mettere pietra magica, fulmine. Hai visto qualcuno che girottola? Chi è? Ah, che pensavo fosse qualcuno che mi venisse da fastidio. Mente resistenza, mente veleno, aumenta la forza, aumenta la destrezza, la fede, potenze miracoli, incantesimi, vabbè. Salvi i PV da nemici sconfitti, però sarà poca cosa. Aumenta la potenza dei contrattacchi da fondo. Riduce il lancio degli incantesimi. Potenza degli attacchi magici, ma riduce l'assorbimento danni, no? Gli attacchi d'oscurità. Beh, questo dovrei far più danni, però comunque mi fa più danni lui, aumenta l'attacco, maggiore invisibilità si arrotoli, potenza di attacchi per tutta la loro durata, forse questo, metti quello del saggio, sacrificio, qual era quello del saggio? Magica, magica, sanguinamento, carne, io vedo uno lì in sottofondo che cammina. Nel sole, quella del saggio. Eccolo qua. Ok, sì, era quello che usavo anche prima in realtà. Passa, ripassami! Cacci tu! E già qui si poteva morire, eh? Tranquillità. Comunque ragazzi, io non faccio una grande pubblicità alla categoria, però c'è il suo fascino comunque, eh. E vai a cagare, ma guarda questo!
L'avevo già visto schiacciato. Aglio. Sempre quella volta con la nucchia. Praticamente non gli faccio niente. No, però in un'altra maniera. Non lo becca. Non lo becca. Se l'ha beccato non lo servirò. E lei vede è il ball. Guarda questo. Niente, non posso perché sono coperti. Becca. Che fai? Aveva spacca tutto. Ma dai, ma... Che fa? Spaccata? Che allora è la Cuccarini? Ballerina mancata secondo me. Che palle. Manco io sono molto agile.
cavolo adesso? Casca? Ma tutte le volte che non lo uso mai, tutte le volte che lo uso lo devo caricare, ma ecco. Dovremmo mettere a posto la build dopo, sì. E se vuoi fare PvP meglio si rimane a questo livello. Allora, se stavo pensando se poter, intanto facciamo una cosa, modifichiamo il discorso. Lo so, però attualmente, anche se prendo un'arma, ma prendo un'arma che ti faccio vedere quello che c'ho. Di armi non ho potenziato niente perché non è che mi posso mettere niente, in poche parole. Vediamo un po'. Lui c'ha queste cose basiche, ma sono veramente basiche, cioè non. C'ho questo che è l'ama di Morion più 3 che l'ho fatto uccidendo lo stregone, ma 182 più 33. Il signore delle tempeste 154 più 22. Poi, questo non credo proprio che faccia il caso suo. E altre cose. Questo dello studioso mi manca la fede. Non c'ho, purtroppo non ho grandi armi da mettermi. Questo è carino, la spada della mezzaluna è carina, però non so, forse questo, però 78 più 9, 78 più 21. Dai, non faccio niente. Adesso cristallizzato è quello che mi sembra mi avevi dato te. O l'altro ragazzo, non ricordo, l'avevo dato te. Questo 116 più 22, stocco di refill. Lui o con lo stocco 740, forse questo. La mezzaluna scala di intelligenza. Forza e no. Sì. Sì, destrezza e intelligenza. Eh sì, ma faccio poco comunque. L'ho provata in. Poi adesso poi la proviamo. Tanto devo un po' vedere. Questo che è niente. Martello da fabbro. Io conservo tutto, però alla fine non mi posso mettere niente. Il problema è quello. Questo va in forca del santo, niente. Lancia cerimoniale dorata va in sempre con, anche se la potrei mettere, ma va in fede. No, in realtà destrezza e fede, sì. C'è un botto di roba carina, infatti io poi vorrò rifarlo anche con. Allora, io l'unica differenza è che se c'ho un'arma non gli devo andare proprio addosso, però non gli faccio niente, tipo se mi metto questo a parte che l'abilità speciale no, com'era? Non me la ricordo più.
infatti che vabbè, questo tanto non serve adesso. Sì, no, potrei anche mettere. Potrei anche far così. Che magari il fuoco è un pochino più rapido, invece che questi qui che sono molto lenti. Vediamo cosa ha sul fuoco. Avvolti da fiamme e inceneriti. Non me li ricordo quelli del fuoco. Poi mettere una nera fiamma ondulata sul terreno. Che possa senza far danni. Capito questo come funziona. Magari il fuoco, essendo più rapido, comprato e poi mi sa che non l'ho mai usato. Beh, la palla di fuoco, ok. Oppure la mano, devi prenderla a due mani. Ah, dici? Ah, per fare l'abilità, già è vero. Però secondo me, o sì no, prendi la combustione maggiore a sto punto. Però a questo punto devo potenziare. Vediamo un po', le proviamo tutte e due. Questo è morto. Poi in realtà mi sa che non ho preso tutti i personaggi comunque. Alla fine. Qui lo stregone l'ho ammazzato, tanto mi aveva dato tutto la volta precedente. Forza. Ah, giusto, ci vogliono le anime e non ce l'ho. Ho capito. Va bene. Sì, vorrei uscire, grazie. Sì, no, potenziamo anche la mezzaluna. Se devo evocarmi, allora aspetta un attimo. Andiamo laggiù. Secondo me con il fuoco ce la facciamo, perché il fuoco comunque è rapido. Il fuoco comunque è rapido. E poi essendo un albero. Allora, ponte pericolante. Ok, Simo. Vado davanti al boss,
Ah, io sinceramente pensavo che a questo livello qui fosse un pochino più... Poi vabbè, io non lo so usare, nel senso. Probabilmente c'è gente che lo sa usare meglio di me. Io lo facevo a livello 140, lo facevo più... molto più forte. Ma qua aspettiamo il caricamento che ci mette un po' di più. Mi piglia qua, no? Eh sì, comunque un'arma ci vuole, insomma, forte. Di intelligenza ho 75, quindi... Allora... Andiamo un po'. Mettiamo la password, se funziona, perché delle volte chiamo Mighty, tutto minuscolo. Ok. Poi brace. Password e Mighty, tutto minuscolo. Ah, questo PG è basso, quindi potevi venire shortato addirittura. Ok. Chi sei te col cappellone? Sei te? Smart? Warrior? No, non vorrei evocarne uno e poi magari non è lui. Sì, ok. Eccoci. Grazie.
sta lavorando ai fianchi. Marco Rocky Balboa. L'ho detto Rocky Balboa, sì. Però con il fuoco, a parte vabbè, ha dato fastidio solo a te. Però con il fuoco già se la cavava meglio. Era un pochino più veloce. Quindi direi di potenziarlo. Perché magari ci serve pure quello. Qui non c'è altro, mi sembra. Ah sì, le anime mie. Questa era un'arma intelligenza. Quella che avete, sì, ma era intelligenza. No, comunque ho visto col fuoco già un pochino di più. Perché col fuoco ce la faceva a prenderlo. Era abbastanza rapido. Con quelle altre magie troppo lento. Non ce la faceva. Comunque mi serve un'arma perché il pugnettino lì. La mano oscura è veramente un po' troppo. Comunque intanto la mano qua rafforziamo, che abbiamo visto che può essere utile. Poi andiamo a parlare anche con lui intanto. Dai fornace per il trasferimento. Allora, te mi avevi detto che era la spalla della giustizia, mi avevi detto. Arco, peccato che non ha un bastone magico lui. Lancia di Astor. Penso anche qui andrebbe preso tutto. Ah, bello questa, ascia pesante dell'ammazzadrai. Ah, spettacolare. 40 di forza. Stocco di cristallo, anche questo è molto carino. Anche se lo stocco come modalità. Faron, Lorian, Profano, Vincolo del Fuoco, Spadone della Luna, Cavaliere del Lupo, Giudizio, eccola qua, lo Spadone del Giudizio, mi hai detto? Fatti due livelli in forza. Eh sì, mi serve un botto di anime però. 133.000 anime mi servono. Allora, questo va in intelligenza. 110, 44, 86 più 43. Questo va in magico, però va con la fede, quindi niente. Ah sì, mi sa che l'unica è lo spadone del giudizio. Mamma mia come siamo limitati però. Spadone di Lorian. Però vuole un botto di forza. Veramente limitati però con lo stregone. Questa magia è fuoco.
Spade incantate della danzatrice. 79, 62, 62, 31, 25, 25. Le usa, tutto usa praticamente. Anche questa comunque usa l'intelligenza. Ammazza draghi, spettacolare, ragazzi, la voglio. La prenderò con l'altro personaggio prima o poi. Anche questo, lo scudo grande dell'ammazza draghi. Bello. Bello. Che cos'è questo? Catena del prigioniero. Aumenta vigore, resistenza e vita, ma subisce più danni. Non l'avevo vista questo, spettacolare. Serve quello. Ah, te usavi lo spadone? Dov'è? Questo qua usavi te, Simo? Tanto costa 3000. Però mi manca due di forza. Falce dell'assorbimento, va in fede. Lancia del sole, va in fede. Questo pure va in fede, grazie. Questo ce l'ho e questo ce l'ho, e non so neanche granché questi due. E allora ci dobbiamo fare due punti di forza. Bella storia. C'ho Not be away. 96.000. Vediamo un po' se riesco almeno a farne uno con le anime. Almeno un punto, se no tanto gira e gira li perdo. Questo quanto mi dà? 12.000. Buono. Potessi fare un altro livello con le anime, ma non credo proprio. Ecco. Avanza livello. Forza 16 e il prossimo 135.000. Ok. Ulteriormente siamo al massimo e quindi è un casino, perché io ora volessi fare un altro livello adesso non ce la faccio. Anima campione, questa non è meglio non usarla. Questa è di un boss o no? O è semplicemente un'anima? Credo che questa sia semplicemente un'anima, non è di un boss questa. Questa quanto mi darebbe? 10? Quindi lì sarebbero, tutti e 10 sarebbero 75.000. Facciamo un po' di punti così, eh. Allora. Quindi incantesimi. Sono male questi. Allora, volevo potenziare anche il discorso del fuoco, ma a questo punto non lo faccio perché questo lo voglio provare, è carino però. Il problema è che levo poco io con quel fuoco. Allora, niente ragazzi, ce la fa un livello di forza. Tanto ringrazio Simone che mi ha dato una mano, eh. Lo ringraziamo. Ce ne fa un livello di forza.
ritorna alle vecchie abitudini, però. Non vorrei... ce n'era, vabbè, in realtà ce n'era uno più vicino senza prendere l'ascensore, ma mi tocca arrivare tutto il pezzo. Vai, vai, che i topi sono pericolosi qua. Ma giusto, poi c'è anche l'invasione, sicuramente arriveranno. Oppela. Oh, questo mi sta a levare la vita, oh! Mamma mia, su! C'era qua dietro! Ancora invaso, strano. Usare tutte le anime e no, ce l'ho ancora. Ce
No, ce n'ho. Però non so se riesco. Anche usandole tutte, non so se riesco a. Devo fare 100.000 punti praticamente. Cerchiamo di fare un po' di anime, un po' di morti. Il target è sempre lui che gli vuole. No. Il target è lui. Sono tutti in fila di là. Bisogna essere sempre un po' paraculi con lo stregone. Guarda come ne riesce. E dai! Una brace. Ci sono i topi qua. Quelli anche speciale, li finisce subito praticamente. Non gli durano niente. E chi c'era? Nessuno? Questo. Cazzo. Muovite. Quarantotto. Di là c'è uno brutto e cattivo, non gli apro. Ci sono due topi. Ultima fiala, poi torniamo indietro. Tirate! Carbone profanato e basta. Maledetti topi. Non c'ho più mana. Ecco, bravo, quella spreca anche così. Vedi? È un genio. Che bello, dove vado? Non vedo.
Che bello quando non carica. Vabbè, pari punti li abbiamo presi. C'è sto caricamento lento. Devo spostare nell'SSD, lo dico sempre, non lo faccio mai. E poi mi ci vorrebbero anche almeno 8 RAM in più. In realtà. Oh, prima o poi le prenderò, eh. Guarda che si stai buono, non andare sotto. Ragazzi, non mangio il vaso, strano. Viaggia. Ecco, ora un 30.000 anime le facciamo facili. 130. Anzi, di più. 140 adesso. Allora. Questa la posso usare, no? Non è di un boss questa qua. È da soddisfare un signore. E me voglio soddisfare. 25.000. È solo molto grossa. Sembrava quasi quella di particolare un boss. ...147 dovrebbe bastare. Sembra che era 140... ...qualcosa. Ah, 135, allora... ...forza, 17, così abbiamo 17 di forza e 17 di destrezza. Intelligenza 70 più l'anellino era 75, quindi possiamo arrivare a 75. Andiamo a prenderci la spada del giudizio. Allora, eccola qua, 3.000 che li ho, credo, sì. Spadone del giudizio. Subito. La mettiamo al posto di questo. Ha una mano, mi sa che funzionerebbe meglio a due però. Anche più danni a colpo normale, diciamo. Carino. Quindi la proviamo. Io la posso... gli posso aumentare qualcosa? Però ecco, comunque devo usare le due mani, fondamentalmente. Allora, aumenta Estus, tanto non li posso aumentare. Tira il carbone. Dove trovato sto carbone? Allora, rinforzarla, io posso rinforzarla. Questa comunque è molto figa, ragazzi. Molto figa, peccato che non va in intelligenza.
Ah, più 1. Non è che perde le proprietà, no? Se gli faccio più 1. Non credo. Più 1 vuole una scaglia di titanite, una di 16. 2 di 15. 4 di 13. 8 di 9. E l'asse di titanite che non abbiamo. È più 5. Quindi fa fisico 200 più 40, no, in realtà adesso fa 182 più 39, 143 più 94, 200 più 46 sarebbe anche buono. Carina, l'unica, no, buono, l'unica pecca che per usarla bene, essendo spadone, mi devo levare il bastone. E poi vabbè, sono lento perché non c'ho forza io. Mi piace che rimane illuminata anche dopo. Io sono molto lento. Ecco, la proviamo. Poi voglio fare anche un altro personaggio, un bel personaggio guerriero, così tutto in forza, spadone enorme, armatura bella, bella tosta, l'opposto del mago. Ma da Topi non ci vuoi andarci. Oh, mirlo. Il danno. Come danno è buono. Mi sembra che faccia di più del pugno. L'unica problematica è dal chi è? Si è sempre chiuso, mannaggia, non è riuscito a navigliarlo quello. Ma qua ce n'è uno in fondo. Però buona. Un bel po' di danno. Guarda che mi sta levando tutta la vita. Maledetto. Questa da dietro. Ma guarda che figlio di indrocche. Comunque Simo, mi piace, devo dire la verità. L'unico difetto è che avendo solamente 17 di forza e di destrezza sul lento. Però buona, mi piace. E ora posso anche colpire a una certa distanza, anche se non sono abituato. Sì, le mattonelle mi picchia le mattonelle, ce l'ho con le mattonelle. Chi è che mi cammina alle spalle? Invece col pugno gli devo dare almeno due colpi qua. Finisce il mana sempre nelle occasioni migliori.
com'è lento. Mamma mia. E anche il vigore comunque gli manca, eh. Manca pure un botto di rigore. Una spada. Uno spadone è buono. Anche perché col pugno gli devi andare addosso. Cioè devi proprio andare addosso. Provato l'abilità, vado a prendere anche l'abilità, sì è vero. Oh, c'era una roba, ho visto. Aspetta un po'. Come era scappata? La mano del fulmine, vabbè, non ci faccio niente. Capite, mo? Ah, di qua. Allora, mo proviamo anche l'abilità. Allora, domani dovrebbe essere un pochino più veloce, no? La te è carina. Un po' come la lama quella a mezzaluna. Più o meno. Benissimo. No. Ma non la piglia. Non è forse così. Sono troppo lontano. Così. Troppo lontano. Ora l'ho preso. Dai, su. Merda, vai via. Che palle. Ci devo prendere un po' la mano, eh? Ah, comunque è carino, un po' come l'abilità della mezzaluna. Che altro ci devo prendere? La distanza con cui posso colpire, la velocità. Venga, venga. Non so se quando è illuminata leva comunque di più. Lì è una bella spada. Bisognerà aumentare il vigore però, eh. Questo da 3 sparate, 4 è cotto. Quattro sparate è cotto. Ah, qui c'è la terra, non ci ho visto. Dai, il tavolino, via. Su. 3,50.
Sì, mi sa che illuminata la va lì. Però sperate che c'era questa. La sedia era pericolosa. E fa una fatica enorme, eh? Mamma mia. E via le sedie che sono pericolose. Questi, perché non... È tanto che li cerco, questi qua non riesco a trovarli. Sono spettacolari. Targhetta. Ecco. Targhetta con il... Buono. Buono. Comunque mi sembra più utile del pugno questa spada qua. Il problema è il vigore suo, più che altro. C'è un altro. Dietro magari me l'ho preso. Sì, 53.000. Ci sono i topi. No, di qua intorno. Comunque l'invisibilità è la cosa più utile per il mago. E là abbiamo preso tutto. Sì. C'è solo una stanza che non abbiamo aperto. Ha invaso un hacker, è stato divertente, sì? L'hai menato? Ragazzi, io se invado mi menano come un coso. Ancora non sono in grado. C'è? No, no, lei non mi ha visto. Le dico che non mi ha visto. Mazza, 3? Ecco. Minchia, quanto mi ha levato! Ragazzi! Pare magari non ero full vita, due colpi mi ha fatto fuori. Ma è possibile, ma... Ah, oh, oddio, quanta pazienza! Due colpi.
Poi magari anche le armature non è che mi possono mettere più di tanto. Dov'è qua? Aia. Cioè anche un attacco di un topo. Mi levo un po' tantino. Fatta un po' più lunga la scala. Oh, vediamo con la spada. Non me la cavo. Sembro quasi uno che fa sul serio. Non mi riesco. Oh, troppo lento. Perso anche le anime, vabbè, quelle. No, più che altro è lento. Ma anche io ci devo fare la mano, eh. Il problema suo è che con quattro fendenti non ce la fa più. Il problema è che o uno fa tutto di magia, però si può anche fare. Però una volta finite le fiale è finito, cioè devi tornare indietro. Quindi bisognerebbe fare almeno un po' e un po'. Il pugno da un certo punto è utile perché mi sembra che con il pugno posso dare una decina di fendenti, se non di più. Quindi sono veloci, l'idea è rapida successione. E insomma, per il mago conviene. L'unica cosa è che con il pugno devi essere praticamente sotto, se no non lo colpisci. E poi comunque più di quello non leva. Cioè ci sono sicuramente armi molto migliori, però lui no. Venga, venga! Figlio è tutto tranne che il nemico, però andiamo in posizione. Sembro quasi serio quando faccio quella posizione lì. Attenzione ai topi, che di solito ci sono morto anche con i topi, eh. Ecco. Ha saltato il muro questo. Non cascare sotto, per favore. Anche con i topi lui, eh.
all'attacco. Due colpi, morto. Due. Che palle, però. Allora, ritorniamo. Ritorniamo così, vai, che è l'assetto migliore per lui. Comunque stavo pensando, secondo me il fuoco, non dico che è migliore delle stregonerie, però essendo più veloce, secondo me in tanti casi ti può aiutare, anche stavo pensando al PvP, che per esempio con le stregonerie ti levano tanto, però sono lente. Quindi in PvP te il giocatore lo prendi una volta su 4. Diciamo, invece con il fuoco, essendo più veloce, è un pochino più difficile. Poi c'è anche questo, che comunque mi sembra che non sia tanto evitabile, uno perché è rapida e uno perché te la fa proprio addosso. Credo. Ah sì. Ah, ma non l'ha preso, no? Il fuoco non so se si potenzia con l'intelligenza, in realtà. Vedete com'è? Comunque è più rapido. Esecuzione. Vabbè, lì l'ha preso tutte e due. Quasi quasi mi convertisco al fuoco. E c'è anche... non l'ha preso, però. Nero. No, sbagliata boccetta. Troppa gente. Troppa gente. C'è tua. Per esempio qui con la stregoneria ci mettere troppo. Anche se è sciocca. Ecco, cappello. Ah no, in realtà è evitabile anche questa perché non lo segue. Cioè lui lo punta come target ma non lo segue. Nel collo me l'ha tirata la freccia. Particolare, anche qui non l'ha preso. No, ma che cazzo, ma il ponte. Vabbè ragazzi, allora facciamo una cosa, io prenderei anche un pochino, lasciamo perdere un po' il mago, intanto stiamo a fare delle morti ignobili. E andiamo a prendere un altro personaggio. A parte vabbè, se è uscito, voleva anche non uscire. Andiamo a prendere quell'altro personaggio che naturalmente non è allo stesso livello. Livello 39. Questa era la prima versione del mago che però, diciamo, non mi era... più che altro avevo ammazzato quello dell'oscurità, quindi non mi ero preso i 5 punti.
l'esperienza gratis e quindi l'ho riniziato. Poi quest'altro sarebbe il carico, ma non lo faccio, che non mi sembra che ci abbia granché. E lui, vediamo un po' cosa, che non me lo ricordo neanche io, livello 39, 9500 anime, vitalità 20, armonizzazione, crashato, anzi così da nulla, come mai? Salvataggio non è buono? Carichiamo. Carica, ricarichiamo tante volte. Non l'avessi preso, non lo so. Anche questo personaggio mi piace molto perché uno. Ora, speriamo non crashi di nuovo. Uno perché questo è l'opposto del mago. Quindi dicevamo vitalità 20, armonizzazione 6, tempra 17, vigore 13, forza 24, destrezza 20, intelligenza 8, fede 9, fortuna 11. Qui le cose da aumentare naturalmente vitalità, vigore, forza e destrezza. Io per il momento ho quest'arma qua, che non è male, ma per lui è ancora un po' troppo presto, diciamo. Che è lo spadone dell'esule. Molto carino, ma è ancora un po' prestino, infatti fatica un botto a usarla. Oh, ma che cazzo è? Ecco, mi raccomando, casca sempre di sotto, te. Tacci, osti. Molto lento, molto, troppo lento adesso. Però mi garba un botto quest'anno. Purtroppo siamo in un territorio parecchio ostile. Pensavo fosse morto io. Abbiamo già spento. Tiro giù Estus come se non ci fosse in domani. Allora, com'è il discorso dello scudo? Se c'è lo scudo lui me lo fa uguale, questa cosa odiosa. Posso evitare, vabbè, pensavo che passasse dalla parte là, invece saltando è rimasto bloccato. Ecco, lui ci devo fare parecchia pratica perché usando sempre il mago, a parte che bene, anche col mago non è che si migliora più tanto. Pietra testa del drago non l'ho trovata. Venghino, signori, venghino. E quanti ne fai? 20?
già cotto. Fai la scarpa di là. Dove è andato lui? Che sta facendo? Mazza quanti colpi! Ce la c'è più! Troppo lento con questa nuova, mi piace un botto. Nell'ultimo colpo sempre lo deve sbagliare. Ecci lui. Altre armi che non siano così pesanti però. Niente, ottimo. A secco, no? Vabbè, su, piglialo! Andava! Madonna, è fatica! Allora, il colpettino me l'ha dovuto dare, ragazzi, ci si sbaglia. Colpettino. Poi questa è una delle mappe del gioco che odio profondamente di tutti. Poi quelli lì come li batto? Guarda, col mago dalla distanza, perché per assurdo con, diciamo, i mossi un pochino più grossi, tipo quelli là, c'ha meno difficoltà che con quelli piccoli, perché essendo più lenti tiene a distanza. Invece con questo mi sa che è difficile. Spingere il falò, ricordarsi di aver il falò. Che altro, con lui mi piacerebbe usare quell'ascia fatta a mezzaluna. Forma di mezzaluna, non ci va. Questa deve avere una spugna. E dai, l'ultimo colpo! Recupera. Ah, c'è qui da spingere un falò. Va bene, non capite se è bravo. Allora qui ce n'era un altro, lo beviamo.
che stanno... Lei si apre il veleno. C'era qualcun altro? No. Io l'abbiamo ammazzato pure là, ci siamo già stati. Quindi abbiamo fatto la parte inversa. Mancherebbe un falò. Tra tutte e due non una bella mina. Spengi le fiamme e apri la porta. Normale. Oddio, le cose. Rane, che palle. Ma con lui non ne posso manco qualche distanza. Mi sa che c'era anche una grotta. Sono ancora pronto. Allora preferisco le cose qua. Le rane. Adesso si è finito, ne manca uno. Si passa liscio liscio. Se ti muovi prendo sulla terra ferma. Ecco, ora vengo sulla terra ferma. Mi salirò. Qui c'è un altro simpaticone. Dai, su! È mezz'ora che piso qua! E figlio! Fatica! Qui c'era la terza fiamma! Mossa di ritorno! C'era qualcuno? Guarda, la terza o la seconda? Ce l'avesse una, l'avevo già fatta oppure no? Un po'.
Una, due e tre, ok. Quindi direi che se trovo la strada per tornare indietro, torno pure indietro perché... Stiamo morendo... Anche se 5.000 non è niente, però... Beh, l'importante è che abbiamo aperto il portone, così non devo più girottolare per qua, che non è nemmeno né sano né salutare. Tiè, ma sì. Mi ha pinzato una zanzara qua, ragazzi, c'ho un bozzolo. Cominciano già a rompere le balle. Banzai! 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 Non ha funzionato il banzai. Coglione, si è pure tirato di sotto. Ah, di qua. Mi butto. Eccoli. Via, 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 via. Mazza come era tua lento. Sai che sto pia tutti e due. Ma con colpo! Ma allora sei cretino. Madonna. Uè, usecle. Di sotto sta sfondando il tastino del mouse ed esce vittorioso dal terzo tentativo. Complimenti Mairi, sei un fenomeno, direi che questo gioco fa per te. Vabbè ragazzi, io comunque direi, dopo questa bellissima annunciazione, direi che possiamo anche concludere qua. Devo scoprire come si fa a mettersi il bolletto in testa. Quindi ragazzi, poi magari ogni tanto lo porteremo magari avanti lui e ci faremo due grasse risate con l'abilità di Mighty nel combattimento su Dark Souls e tanti altri bei giochi che Mighty non sa giocare. E quindi niente ragazzi, ci vedremo domani. Oggi facciamo un pochino più corta, la facciamo un paio d'orette sole. Ci vediamo domani alle 5 e mezzo, sempre su Twitch, per la live. Vi ricordo che poi il video sarà postato su YouTube il giorno dopo alle 14. Poi su YouTube ogni tanto ci sarà anche qualche gameplay, quindi farò un po' gameplay, un po' live. Perché così almeno cerco di accontentare un po' tutti. Chi si vuole guardare la live se la guarda. Chi magari non c'è tempo, giustamente, perché non c'è magari due ore per guardarsi una live, e se vuoi guardare il gameplay cercherò di fare anche quelli e comunque vi invito alle 5 e mezzo su Twitch a guardarvi le live in diretta. Domani porteremo o Football Manager o inizieremo la carriera di FIFA. Con FIFA sto aspettando un pochino perché volevo provare la modalità esperto, ma io esperto non sono, io l'altro anno l'ho portato un po' FIFA, l'ho giocato in modalità
modalità dilettante, però comunque dilettante, diciamo che per me non è estremamente facile, però insomma si vede che gli attaccanti non è che ti attaccano, cioè diciamo che leva un po' di realismo. Invece ho visto che esperto, diciamo, è abbastanza realistico perché comunque vedo che non ti lasciano proprio spazio. Poi naturalmente ci sono anche difficoltà maggiori fino a leggenda, e insomma non sono abbastanza in grado perché anche FIFA non è che l'ho giocato molto. Ho preso il 18 per la prima volta, mi è piaciuto, ci ho fatto una stagione e mezzo e l'ho portato in live. E poi questo l'ho preso ora, FIFA 19 l'ho preso ora, perché aspettate se abbassasse un po' il prezzo. E quindi che è morto di cosa? Da solo, di noia, morto di noia. E quindi ragazzi, oddio, cazzo, scusate. E quindi sto cercando di fare un pochino di pratica, ma poi ragazzi, al limite, anche se le perdessi tutte, vabbè, alla fine chi se ne frega, tanto noi giochiamo per farsi due risate. È un gioco assolutamente per essere competitivo, anche perché non sono così. In nessun gioco sono competitivo. Quindi io gioco per divertirmi. Oh, avete rotto un po', Yeah, da questi mi ammazzano di nuovo. E quindi niente, ragazzi, Football Manager, benché so che è un gioco di nicchia e non piace a molti, ma a me piace un botto. E quindi ci farò una serie lunga. FIFA, anche quello ci vorrei fare una serie lunga. E poi va bene, Dark Souls lo porteremo una volta ogni tanto, porteremo anche Original Sin 2, lo voglio finire insieme a voi, e poi vorrei portare anche Project Hospital, che è carino. Quindi niente ragazzi, dai, ci vediamo domani alle 5 e mezzo. Ciao a tutti!